Qual è lo stato di salute della vigna di Villa d'Ossola? Ma lo stato di salute nella difficoltà del mercato, perché sicuramente le difficoltà del mercato italiano sono drammatiche, Vina Vil continua, sta reggendo botta, continua un suo percorso di crescita e prevediamo di fare ulteriori investimenti con la speranza che le situazioni globali di mercato migliorino. Questione TFR, come la vede lei? Beh, non mi posso esprimere perché non sappiamo ancora che cosa, quale sarà la soluzione scelta, proposta, eccetera. Certo, l'ho già detto, secondo me va valutato in maniera molto precisa l'impatto sulla liquidità delle imprese. Ecco, quindi questo è un problema serio comunque. Ecco, dall'incontro con il Presidente della Regione cosa è emerso questa mattina? Molta disponibilità, molto buon senso, d'altronde Chiamparino lo conoscevo bene, sempre stimato una persona di grandissimo buon senso, un amministratore come ce ne vorrebbero tanti in Italia, gli abbiamo così spiegato, evidenziato alcune complicazioni, criticità. Cosa in particolare? Ma sono cose di tipo tecnico, sulle AIA, sul NOC, quindi sono cose abbastanza tecniche, però mi pare di capire che c'è molta disponibilità da parte sua e della sua giunta a dare delle soluzioni che vadano nella direzione di facilitare il compito delle imprese. In particolare ha parlato di sburocratizzazione nella conferenza. Sicuramente sì, perché è fondamentale per il nostro paese e, come dico sempre, dateci un paese normale e credo che vedremo le cose migliorare drasticamente. Ecco, in sintesi, la crescita non c'è. Purtroppo si Ma nel paese non c'è, in questo momento è inutile che ce lo nascondiamo, la crescita non c'è, però dobbiamo impegnarci per farla tornare. Beh, ma questa vostra esperienza potrebbe essere una ricetta da esportare. Ma noi ce la mettiamo tutta, poi chi vuol seguire...